Una vittoria, non è servita per la salvezza diretta, però ce la si gioca adesso col Novara, no? No, beh, personalmente è servita molto perché comunque dà autostima, perché vincere dà autostima e vincere aiuta a vincere. Comunque sapevamo che anche una vittoria di questa sera poteva non essere sufficiente per una salvezza rapida, però insomma noi siamo pronti, siamo vivi e i ragazzi hanno fatto una prestazione incredibile, incredibile. Loro, l'allenatore, perché i veri protagonisti sono loro, quindi il grande merito va a loro. Un finale di partita un po' teso con un Siena, l'allenatore, che forse se l'è presa un po' anche con il nostro mister. Beh, non sono cose che mi riguardano, un problema suo. Io conosco mister Beretta, se pensava di venire qua da noi e che noi non giocassimo la partita dell'anno, credo che lo sport mi ha insegnato educazione, lealtà e correttezza fino alla fine, anche quando sei morto, ma noi non siamo morti. Se loro sono arrivati in queste condizioni, probabilmente dovrà farsi delle domande, ma ripeto, stimo molto la persona e l'allenatore, oltre che la società Siena Calcio, che conosco la presidente, quindi non vorrei alzare polemiche, ho talmente tanti più problemi e dobbiamo pensare a salvarci, quindi pazienza per loro. Il mister ha detto tra Novara e Varese 50-50 di possibilità per salvarsi. Tu pensi che il Varese abbia qualche possibilità in più? Avete già studiato comunque l'avversario, è vero che anche loro hanno studiato voi, però sapete già bene o male come mettervi in campo. Beh, a parte che lo abbiamo appena affrontato, sono d'accordo con mister, come sempre. In questo momento partiamo alla pari, perché comunque sì, possiamo utilizzare il fattore campo, ma non contano in queste situazioni. Ne ho viste talmente tante nel calcio che le motivazioni a volte devono e possono far raggiungere obiettivi importanti. Stasera noi abbiamo giocato contro una delle prime della classe, perché comunque se non avesse avuto questi punti di penalizzazione probabilmente sarebbe già salito, anche a livello emotivo era già in Serie A, e quindi insomma abbiamo dato un'altra... Ripeto, sono molto, molto contento e orgoglioso dei miei ragazzi, molto. E la vittoria, aver ritrovato la vittoria dopo tante partite, può liberarvi ulteriormente, soprattutto dal punto di vista mentale? Sicuramente, abbiamo dato continuità alla prestazione positiva di settimana scorsa a Novara, poi oggi comunque vi erano talmente tanti stimoli a noi, ma come tutte le altre. Io non sono abituato a guardare in casa degli altri, molto onestamente, perché per rispetto innanzitutto, e poi perché comunque io noi vogliamo raggiungere gli obiettivi solo grazie ai nostri meriti, mai per sconfitte o favori di altri. Sarebbe bello avere in tutte le partite questo pubblico. Io ho sempre visto così il pubblico di Varese, quindi non mi sono né stupito o altro. Ci hanno dato l'ennesima prova di amore per questa squadra, i ragazzi lo hanno percepito in queste settimane, non da una settimana a questa parte, ma nelle settimane in cui le sconfitte continuavano ad aumentare, 4, 5, 6 e 7. Quindi sono molto contento, il pubblico si è avvicinato alla squadra, ma è fantastico. Insomma, poi ripeto, io sono di Varese, non vorrei dare messaggi molto melosi, come si dice in questi casi, perché comunque li conosco tutti. Io sono un varesino e il famoso attaccamento alla maglia, come avete ripetuto e scritto in diverse vostre testate, a Varese esiste veramente, ve lo posso garantire.